bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Idenine. Per chi non mi conoscesse, io sono Gabriele, mi occupo di corsi di programmazione Idenine. Questo lo faccio presso le aziende che decidono di formare il proprio personale interno. Stessi corsi li faccio anche in collaborazione con costruttori di macchine utensili piuttosto che rivenditori di macchine utensili. In questo canale invece realizzo una serie di video messi a disposizione di tutti in cui vi spiego alcune piccole cose legate alla programmazione. L'argomento di oggi è la funzione M116, funzione ausiliaria M116, che riguarderà gli assi rotativi. Gli assi rotativi possono avere una doppia funzione. Una è quella di essere assi di posizionamento e un'altra è quella di essere assi di lavoro. Oggi lo guarderemo come assi di lavoro, ma attenzione, non è un ragionamento da 5 assi in continuo, dove lì servirebbero la funzione M128 piuttosto che le funzioni TCPM. In questo caso vogliamo utilizzare comunque un asse rotativo, ma non in quella configurazione lì. Quindi il pezzo io l'ho già disegnato, diciamo così, il pezzo io l'ho già indicato ed è questo qua, che io intendo contornare qui nella sua forma circolare, ma non intendo farlo con l'utensile che gira attorno al pezzo, ma piuttosto voglio farlo con l'asse C che ruota in modo da asportare quindi materiale con il pezzo in rotazione. Quindi il pezzo, appunto, io l'ho già, il grezzo l'ho già definito. Questa lavorazione ora la faccio senza l'impiego della compensazione raggio, ma non è una scelta dovuta all'utilizzo dell'M116, è solo una scelta così per cambiare ogni tanto la forma delle cose. Ok, mi posiziono e ora sono qua, quindi già su una quota Y che prevede che io riesca ad asportare il materiale necessario. Ecco, in realtà guardando questa cinematica qui potrebbe anche essere che decido di ruotare il pezzo e non di girargli attorno con l'utensile, anche per magari una questione di ingombri rispetto ai montanti della tavola. Ok, allora vediamo un po'. Posizionato, poi scendo, magari mi accosto a una Z0 che sarà la mia quota poi di partenza, magari mi accosto con un avanzamento un po' più lento. E ok, e arrivato a questo punto voglio realizzare un movimento con l'asse C di 360 gradi, direi con un valore incrementale, in modo che poi io ripeta questo movimento più volte. Mentre ruoto il pezzo di 360 gradi, voglio anche incrementare il mio asse Z di 5 mm. L'avanzamento indico la F auto già indicato sulla riga del tool call e così mi realizza il movimento. Ok, è stato molto veloce, magari lo rallento un pochettino. Quindi arrivo, mi accosto e poi comincia a girare il pezzo mentre scendo sull'asse Z. Ok, questo movimento qui voglio ripeterlo più volte e quindi dovrò inserirlo in una label che richiamerò e lo ripeterò il numero di volte che mi occorre per raggiungere la quota finale. Io ora non ho nessun disegno di riferimento, quindi mi accontento di indicare della quota. Ok, quindi questo è la nostra lavorazione, che in realtà è da completare perché altrimenti mi rimarrebbe questo gradino, diciamo, dovuto alla rampa. E quindi, terminate le ripetizioni, eseguirò di nuovo un movimento con asse C di 360 gradi.
Ok, così che pulirà la mia superficie. E vediamolo. Ok, a questo punto devo sganciarmi, essendo io adesso in una lavorazione senza la compensazione raggio. Direi che mi dovrò, non potendo usare i comandi di stacco, allora potrei definirmi quindi un cerchio e poi un punto finale che sarà sempre con un valore incrementale di meno 30 e una direzione di R più, per mantenere quindi la linea che ho tenuto durante la lavorazione. Vediamo se ho fatto tutto corretto, vediamo un po'. Quindi così è la mia lavorazione con corde, giunto alla fine della mia lavorazione. Ok, mi sgancio con questo movimento circolare e a questo punto potrei allontanarmi dal pezzo. Apparentemente la lavorazione sembra corretta, in realtà non lo è. Non lo è per una pessima gestione dell'avanzamento. Ora mi dà, prendiamo come riferimento il tempo di esecuzione, questi 2 minuti e 37. Memorizziamolo e adesso provo ad andare a inserire la stessa lavorazione su questo diametro qua interno, che è più piccolo. Così magari aiuta anche a capire quindi di cosa sto parlando. Mi posiziono sul diametro interno, realizzo lo stesso movimento di 360 gradi. Essendo interno, dovrò poi disimpegnare nella direzione opposta. Ora non mi preoccupo più di tanto del concetto concorde e discorde. Ok, quindi questa è la lavorazione invece eseguita internamente. Vedete che il tempo sostanzialmente è lo stesso. È lo stesso perché l'asse C si muove sempre alla stessa identica velocità. Perché si muove alla stessa identica velocità? Perché gli assi rotativi, per come sono concepiti e che quindi prevedono di essere utilizzati come assi di posizionamento anche, non solo come lavoro, ragionano nelle loro feed in gradi al minuto. E invece la lavorazione dovremmo invece gestircela in millimetri al minuto. Gestirla in millimetri al minuto vuol dire che nella lavorazione esterna, essendo su un raggio molto più grande rispetto alla lavorazione interna, io dovrei avere una asse C, nel mio caso, una asse C che si muove molto più lentamente quando esterna e più veloce quando è interna. Questo calcolo qui non c'è bisogno che ce lo facciamo noi andando a calcolare rispetto al raggio di costruzione quale deve essere quindi il riferimento in gradi al minuto per ottenere i millimetri al minuto che vogliamo, ma lo facciamo grazie alla funzione M116. M116 attiva dall'inizio del blocco, quindi posso tranquillamente indicarla nella riga di programma dove già ho il mio primo movimento con l'asse C. E al termine della lavorazione, ovviamente, io dovrò poi disabilitare questo intervento della M116 e riportare quindi il riferimento di movimento degli assi rotativi in gradi al minuto, perché io devo svincolare e poi gestirmi dei movimenti che non saranno più in lavoro, ma che saranno di posizionamento. Quindi vediamo i nostri 2 minuti e 37 cosa diventano. Vedete che sono diventati molti di più, perché giustamente l'asse C ha dovuto adeguare il suo avanzamento per mantenere, quindi nel mio caso, questo avanzamento di 1000 in millimetri al minuto. Invece nella versione precedente veniva realizzato ragionandosela in gradi al minuto. Quindi vedete che l'asse C girerà molto più piano, ma
girerà assolutamente nella maniera corretta per mantenere quindi la feed corretta. Quindi ora in simulazione ovviamente gli avanzamenti sono esagerati, però vederlo in esecuzione 15 minuti sarebbe abbastanza noioso. Quindi 15 minuti e 43, se io realizzo la mia lavorazione sul raggio esterno. Se andiamo adesso a rimettere i valori invece per la lavorazione interna, troveremo appunto una differenza. Rimetto gli svincoli corretti. Ok, ora la lavorazione interna. Vedete che c'è una bella differenza, 4 minuti e 43, proprio perché ragionando sul raggio 100 più o meno che realizzo internamente, in realtà la SC, per ragionare in millimetri al minuto, dovrà muoversi più velocemente rispetto a quando è sulla lavorazione esterna. Ora rimetto tutto come è e nel frattempo ne approfitto per dare alcune precisazioni. La prima è che la funzione M116, che ritengo attiva sempre, attiva già all'interno della macchina quando si hanno già degli assi rotativi, perché appunto è una funzione che viene attivata con un'opzione, per la precisione l'opzione 8. Voi comunque provate ad inserirla, se vi occorre alla prima occasione, provate ad inserirla, scoprirete subito se questa funzione viene riconosciuta dal controllo oppure no. Un'altra cosa da tenere conto è che io non ho messo il pezzo centrato a caso, ok? Perché nei calcoli che il controllo fa si rapporta sempre a qual è il centro del suo asse rotativo e quindi quanto è distante rispetto al centro dell'asse rotativo, quindi non al centro del pezzo. Quindi per fare in modo che le cose si svolgano correttamente è necessario che il nostro pezzo sia posizionato al centro dell'asse rotativo, come appunto l'ho posizionato io in questo caso. Altre piccole cose sono che la M116 non può essere utilizzata in combinazione con le funzioni TCPM o l'M128. Direi che lì è anche abbastanza inutile, perché nelle lavorazioni con 4-5 assi in continuo l'M128 o la funzione TCPM in realtà si occupa già al proprio interno la gestione degli avanzamenti degli assi rotativi come assi di lavoro, però era giusto specificarlo. Potete comunque utilizzarla, io ora ho fatto la mia lavorazione senza inclinare nessun asse, ma la funzione M116 è utilizzabile anche in combinazione con la rotazione dei piani di lavoro e quindi con le funzioni plane. Non mi sembra di avere altro da dire, spero che, come sempre, che anche questo video vi dia delle informazioni che vi possono essere utili poi nella pratica vostra lavorativa. Fatemelo sapere qua sotto, che io sono sempre contento di leggere i commenti. Se avete domande fatele, cercherò nel tempo disponibile, cercherò anche di rispondervi. Date eventualmente dei suggerimenti. Non tutti gli argomenti, devo precisare, sono semplici da proporre così in virtuale e a distanza. Molte cose sono proprio necessarie vederle esclusivamente sul bordo della macchina. Eventualmente sollecitate i vostri datori di lavoro a chiamarmi, che io vengo ben volentieri. Nella parte delle informazioni di questo canale trovate anche il mio indirizzo mail qualora vi servisse per contattarmi, oppure tramite social, insomma mi trovate anche con il canale Programmazione Ideline su Facebook, dove vi suggerisco in realtà di seguire anche il canale Facebook,
perché ogni tanto organizzo anche delle serate, quelle ahimè per voi sono serate a pagamento, le organizzo e le realizzo tramite Zoom. Qui non mi è ben chiaro se posso pubblicizzare degli eventi a pagamento, e quindi scavalco a pie pari e utilizzo per promuoverli unicamente il canale Facebook. Ok, dai, null'altro da dire, spero che vi serva, che vi sia utile. Io come sempre vi voglio bene e vi saluto. Ciao ciao, alla prossima!